un tempo un luogo di gioie rigiate, oggi un ricordo silenzioso del passato. Benvenuti all'esplorazione dell'acquapark abbandonato. Il parco acquatico rappresentava un'oasi di fresco divertimento per migliaia di persone, dai bambini che ridevano sugli scivoli alle famiglie che trascorrevano una domenica di relax. Questo era più di un parco giochi, era una parte integrante della vita cittadina. Il parco fu costruito a ridosso di una conca e vicino a un importante aeroporto italiano. È stato testimone dei cambiamenti del tempo e della natura. Gli scivoli colorati, una volta pieni di bambini ridenti, sono ora coperti, come vedrete, di vegetazione selvaggia, mentre la plastica si strappa e si consuma sotto l'implacabile avanzata del tempo. Eppure, malgrado la sua popolarità, chiuse i battenti nel 1999, lasciando un alone di mistero. Le ragioni della chiusura, infatti, rimangono oscure. Ma è giganterrimo! Bello! Guardate qua, con tutte le piscine, raga. Pazzesco! Guardate qua. Bello, bello. Tutta una serie di piscine che tranquillamente tu ti potevi spostare da una parte all'altra. C'è. Guardate che figo che doveva essere. Guardate qua, raga. Questo posto qua era immenso comunque. Voglia. Per una piscina questa? Secondo me sì. Secondo me sì, eh. C'era la piscina con tipo... tipo roba spiaggia, esatto, con le onde così, secondo me sì. E se no non avrebbe senso un posto. Sì, guarda. Questo qua è il caso della piscina. Cioè. Raga, qua era una piscina una volta. Se ce la faccio dopo cerco di mettervi delle immagini di com'era l'acquapark una volta. Cioè, guardate qua quanto è immenso. È immenso, mamma mia. Oh. Poi soprattutto oggi c'è il sole, c'è questo pavimento molto chiaro, riflette, raga, e dà un fastidio incredibile. Quello lì è il faro, in una piscina non capisco perché c'è un faro. Proviamo ad andare a vedere l'edificio, che vedo che lì c'è un edificio. Adesso troviamo un modo per portarvi sullo scivolo, raga, che è stra alto, tra parentesi. Qua la struttura principale, dove probabilmente ci sono spogliatoi e quant'altro, e questa è la salita per lo scivolo. Solo che da dove minchia si entra? Per sé lo scivolo dopo, raga. Acquapark abbandonato. Però questa qua era una bella sala con degli specchiazzi pazzeschi. Guardate qua, degli scarponi. Bella anche dall'alto. Bella, raga. Bella. Guarda l'alto. Cavolo, bello qua. Guardate qua che specchiazzo della Madonna. Ah, qua serve la luce però. Permesso. Che dica ragnatela, oh. Ok, sembra caduta adesso. Magazzino. Che schifo, raga. Ci sono ragnatele ovunque. Qua ci sono i tabelloni con le foto delle persone che ballavano. Ma grande. Tutte le foto. Qua il bagno. C'è qualcosa di là? No, c'è. Qua c'è il magazzino, raga.
che è tutto pieno d'acqua. E qua ancora magazzino. Stocchi dov'è? Di sopra. Da dove sali? Ah, andiamo di sopra a vedere, raga. C'era. Guarda qua, tutte le schede di allenamento. Cosa, stocchi? Ma grande! È rimasto questo. Ci sto. Tutte, proprio un centro sportivo con il contromuro del pianto. Sono pure le televisioni. È vero! Eh sì, è bello vecchio perché queste televisioni qua ne hanno una di età. Sono degli anni 60. Minchia. Però non so neanche se fossero fatte per camera. Qua è venuto su tutto il parquet. Minchia. L'umidità, raga. Guardate tutte le sale, arena numero 2. E qua c'è tutto, eh. Qua sì, c'era l'area spinning. E qui hanno buttato, per poter entrare qua dentro, hanno buttato giù tutto. Qua c'è un super monitor della Madonna. Guardate quanta roba. Cartelloni, c'è di tutto qua, di tutto. Hanno rubato i toner delle stampanti. Delirio, delirio. Guardate qua. Tutti gli scatoloni degli elettrodomestici. Qua c'erano le cipolle probabilmente. E questo era l'altro bancone con i drink da fare. Affettato misto 5 euro, riso all'inglese 4 euro. Questo è datato circolare interne. Vediamo cosa c'è qua, raga. Via Castelli del 2004 sto. Sì. Guardate qua tutto il bancone da dietro. Wow. Qua cosa c'è? Questo è del 2006, il calendario. Chiuso. Ok. Che Dolby Surround. Qui dietro continua ad esserci tutta la roba e quant'altro, raga. Guardate qua quanta minchia di roba che c'è. I bagni. C'è una portella di una macchina, a caso proprio. E in tutto questo, come sempre, mi hanno lasciato da solo. Perché non gliene frega niente di me. Se ne sono andati, raga, mi hanno lasciato da solo. Andiamo a vedere cosa c'è di sopra, raga. Un'altra big room. Guardate qua che robetta. Guardate un po' dall'alto, raga. Adesso poi saliamo, cerchiamo di salire anche lì sopra, anche sul faro. Guardate qua. Ma che robetta, va. Che zio, perché non ho messo i chiodi? Per andare su dallo scivolo. Dove caspita ci va? Questo è lo scivolo. Guardate qua. Ah no, da lì guarda. Scendi giù, fai il giro e vai su. Andiamo dallo Stocchi, non so dov'è. Il nostro amichevole Stocchi di quartiere. Sempre da solo deve andare. Eccolo lì il nostro Stocchi. Guardate qui, raga. Ce la faranno i nostri giovani eroi a salire sul faro? Andate qua.
Un'altra piscinetta piccola, un'altra piscina, piscina grossa, poi era tutto comunicante, spazio verde. Non è un acquapark questo. Cos'è? Tipo un altro centro dello sport? Sì, tipo. Tipo la canottiera. Sì, un centro sportivo. Sì. Beh, però bello, eh. È bello grossino, sì. Cavolo. Però poi lì è una bella vista qua. Non capisco se lì è acqua o... Sennò come fai ad andare lì su? Secondo me lì è acqua. Deve essere per forza acqua lì in mezzo. Come lì. Anche là per salire sullo scivolo sembra che non sia acqua, ma invece si doveva essere l'acqua. Ci sono i cartelli. Sì. Vediamo se c'è. Tu guardi dietro, di qua giù. C'è tutto uno stradello. È vero questo stradello qua. Ah, beh no, perché l'ingresso era di là. L'ingresso. Okay. Guardate qua, raga. C'è ancora la bandiera dell'Italia. Andiamo a vedere, raga. Voglio vedere se prima cosa se riusciamo ad entrare sul faro qua. Ovvio. Fratelli d'Italia, l'Italia chiamò. Sì. Sì, buona, possiamo tornare indietro, chiusa. Di qua vediamo se si entra, ma dubito fortemente. Chiuso lì, non mi ci arrampico. Vediamo se c'è qualcosa in là, raga. Raga, stiamo andando all'ultimo piano, che è finito questo, poi dovremmo aver finito il giro dell'acqua parca di questo posto strano. Un'altra salottona. Vuota. Esatto. Di qua c'è qualcosa? Niente. Stock! Leggi, leggi, guarda. Boutique. Figa, raga, guardate quanta roba c'era qua. Bancomat, spogliatoi, spazio boutique, erotico. Infermeria, baby parking. Però perché dice giù? Vedi, bancomat giù, quindi di qua, spogliatoio uscita giù. Quello non riesco a capire. Tac, guarda che piscinazza qua, era anche bella fonda, secondo me c'era una piscina. Ma non è una piscina questa. Non c'è la piscina. Io dico che è una piscina solo... No, sta qui, è una piscina per forza, guarda. Guarda i buchi lì per terra. Anche i bocchettoni. Deve essere per forza una piscina. Cioè. Quindi la gente da qua si buttava dentro in acqua? Ah, sì. Cioè, dov'è la discesa? Io non capisco. Cioè, è pericoloso che uno da qui si butti... Sì, in effetti hai ragione anche te. Magari ci sono le scalette e le ho portate io, non lo so. Boh, è strano. Dobbiamo trovare delle foto del posto. Dobbiamo trovare. Magari quando usciamo da questo bosco maligno ci siamo arrivati. Siamo usciti dalla savana, raga. E qua. Ma qua c'è qualcosa che non mi torna. Cos'è sta roba qua? Guardate qua, raga. Ma qua qualcuno ci viene. Non può essere così. Dai, qualcuno ci abita qua.
per forza. Per forza, dai. Ma che lucchettazzi che ci sono. Dentro non si vede niente, raga. Peccato. Bello però sto posto qua davanti, eh. Bello, bello, bello. Eling. Certo, adesso me la fate. Però voglio vedere. Raga, qui qualcuno lo usa proprio. Lo usa per le sue robe qua. Guarda, hanno attaccato questo cartello qua così. Sì, qua qualcuno ci abita. Ci abita qualcuno qua. Troppo. Tenuto bene, cioè questo qua è fatto apposta per la macchina. Meglio che ce ne andiamo più presto. Guardiamo cosa c'è qua. Qui raga è una stradina che porta fuori. Come vedete questa è tutta la proprietà. Però qua noi ci puzza, cioè secondo me c'è qualcuno, raga, perché come vedete è troppo tenuto bene lì l'ingresso. Troppo tenuto bene, troppo.